Oggi con Assud TV ci troviamo sul Garigliano, all'ingresso della centrale atomica. Come vedete, oltre questo ponticello non possiamo andare, c'è sorveglianza armata. Oggi i Verdi con Legambiente e con il WWF hanno fatto una manifestazione per fare un appello al governo per chiedere di ripensare a questa scelta che vede appunto impegnato il governo a ripristinare le centrali nucleari o addirittura, come ha spiegato il presidente nazionale Verdi Angelo Bonelli, a far diventare l'ex centrale del Garigliano un sito di stoccaggio dei residui delle centrali atomiche. Mimmo Mormile abitava qui fino a 3 anni fa, in zona Sessa Aurunca, è andato via, è scappato. Come mai? Scappare è proprio la parola giusta, perché insomma mia moglie ad un certo punto si è scoperta che è malata di cancro. Insomma, attraverso alcune letture che abbiamo fatto abbiamo saputo che questa è una delle zone d'Italia a più alto incidenza di cancro, insomma tumori, eccetera. Quindi la prima cosa è stata quella di scappare. Questo è uno dei motivi per cui abito qua, cioè sto qua a manifestare. Un altro motivo è che sono un cittadino italiano contro il nucleare e quindi vengo a ribadire qua la mia posizione. Il terzo motivo, praticamente noi d'estate, presidente della Proloco, a Beto Mizzi si organizza il mercatino e quindi io faccio anche la bancarella, si inizia lunedì in Albis e si prosegue fino a settembre. E l'anno scorso con questa storia del mare inquinato su tutto il litorale, insomma c'è stato un calo enorme nel nostro piccolo degli incassi. E quindi anche come diciamo, anche perché sono disoccupato, quindi uno dei momenti di lavoro è proprio questo qua a Baia. E questi sono i miei 3 motivi per questo qua. Presidente della Proloco è qui anche a protestare, ecco, proprio per Sì, questo aspetto sì. commerciale che ci aveva illustrato Sì. l'abitante della zona. Anche commerciante, oltre ad essere presente da Proloco, quindi una zona Baia Domizia bellissima, il comune di Sessa Aurunca, un'altra città d'arte, davvero di grande livello, ed è un peccato, insomma, andare a localizzare una centrale atomica in una zona del genere, che ha delle bellezze naturali e artistiche assolutamente di livello nazionale. Dovremmo decidere se vocare questa terra al turismo come è come dovrebbe essere. Vorremmo centrali eoliche, vorremmo centrali solari, non centrali nucleari. Perché andare a fare? Abbiamo già dato in passato e in ogni famiglia c'è qualche lutto, qualche cosa che non è. Penso che non sia più il caso di localizzare cose del genere in questa zona. Infatti sono tantissime le malformazioni anche neonatali di bambini in zona. Anche lei abita da queste Sì, io parti? sono di Sessa Aurunca. Beh, sul discorso delle malformazioni sono stati fatti studi, indagini che ormai sono datate e hanno fatto la storia di questo territorio. Ma al di là di questo aspetto che sicuramente è pregnante ed è importantissimo, questa è una zona, l'Alto Casertano, che ha una vocazione, come prima ricordava Mimmo, il presidente della Proloco, che è turistica, che è di tipo ambientale, che è di tipo archeologica, che è di tipo culturale in senso lato. E mortificare questo territorio a sud con discariche, a nord con centrali nucleari e addirittura da quello che ci ha rivelato il presidente Bonelli, deposito nazionale di scorie. Mi sembra che veramente si stia toccando il fondo. Questo governo ci sta massacrando. La provincia di Caserta ormai è diventata la pattumiera in tutti i sensi d'Italia, in senso etico, in senso morale, in senso filosofico, in senso culturale. Non ce la facciamo più. Noi come residenti, come persone che sono impegnate nel sociale, che fanno politica, veramente siamo stanchi, siamo stufi che il nostro territorio venga in questo modo, insomma, Mortificato. martorizzato e mortificato dappertutto e comunque. Gabriella Cundari, assessore regionale al governo del territorio. Ecco, la regione Campania proprio qualche giorno fa ha approvato una norma che chiede al governo di vigilare
di quantomeno di confrontarsi con la regione Campania prima di aprire una qualsiasi centrale nucleare o un deposito di scorie nucleari. È stata una norma di indirizzo votata all'unanimità dai consiglieri che sanciva nel corso della finanziaria, alla fine della finanziaria, che sanciva il nostro rifiuto a ritornare al nucleare, il nostro come regione, e quindi si parla di un'impugnativa, ma in realtà sulle norme di indirizzo non ci sono impugnative, e quindi io credo che la volontà espressa dal governo della regione è una volontà a tutti gli effetti da considerare come tale. D'altra parte, noi l'esperienza che abbiamo fatto qui sul Garigliano in particolare è molto negativa, perché non solo questa è stata una delle prime centrali fatte, quindi con sicuramente molto arretrata anche come tecnologia, ma ha dato corso a molti incidenti. Nella zona tutti gli abitanti hanno avuto problemi, qualcuno anche più di un problema, e quindi non si capisce questo ritorno al nucleare che poi viene così propagandato, quando sappiamo che per costruire una centrale ci vogliono almeno 15 anni, quando sappiamo che non sappiamo cosa fare le scorie, tant'è vero che si parla di mettere qui, farne un deposito di tutte le scorie nazionali, che sarebbe sicuramente un ulteriore pericolo, e quando sappiamo che economicamente l'impresa non vale la spesa, perché occorre una quantità enorme di stanziamento finanziario a fronte di una percentuale poi di energia prodotta sicuramente bassa. Alla manifestazione di oggi alla centrale del Garigliano hanno partecipato molti comuni della provincia di Napoli, soprattutto dove ci sono rappresentanti verdi, oltre al Lega Ambiente e al WWF. Ci troviamo con una consigliera comunale di San Gennaro Vesuviano. Ecco, come mai c'è questa solidarietà tra i comuni? C'è una completa solidarietà che noi dei comuni del napoletano ci sentiamo di dare a questi territori. Devo dire che qualche tempo fa io ho anche lavorato in queste zone e ci sono veramente dei paesi bellissimi e straordinari, e quindi paesi che purtroppo andrebbero riqualificati dal punto di vista turistico, paesi che hanno già dato tanto dal punto di vista ambientale e che avrebbero bisogno sicuramente di spinte maggiori e spinte maggiori per quanto riguarda lo sviluppo economico e turistico. Sicuramente hanno dato dal punto di vista ambientale e basta con il nucleare. La proposta che noi Verdi veniamo a dare qui sul Garigliano è che come dire, bisognerebbe sfruttare di più l'eolico e il fotovoltaico, piuttosto che investire soldi inutilmente in una centrale nucleare dove comunque bisognerebbe smaltire ancora le scorie, quindi la partenza sarebbe molto difficile, i soldi da spendere in questa operazione sarebbero tantissimi, e questi soldi potrebbero essere spesi per il recupero, la riqualificazione del territorio, dell'ambiente, del turismo, ma soprattutto delle energie alternative. Se tutti quanti noi non veniamo qui a dare la solidarietà, ecco che ritorno alla domanda iniziale, rischieremo di avere veramente una catastrofe. Rischieremo purtroppo, e non voglio essere apocalittica, di avere non più le mozzarelle alla diossina, ma le mozzarelle all'uranio. Quindi stiamo veramente bene attenti. Carlo Ceparano, presidente provinciale di Napoli dei Verdi. I Verdi qui sono venuti compatti, oltre ai Verdi dei territori dei vari comuni della regione Campania c'è stato il presidente nazionale dei Verdi. Ancora a dire no al nucleare? Sì, no al nucleare. Ancora oggi si parla di ritornare al nucleare, dove il nucleare, e soprattutto in questa zona, ha visto dal 76 ad oggi dei gravi danni che ha comportato questa centrale. Cosa propongono i Verdi? Noi Verdi proponiamo di investire questi soldi sull'energia innovativa, sull'energia alternativa, ed una parte di questi soldi anche in ricerca.
Se poi vediamo che la nostra, i nostri soldi investiti in energia alternativa e con delle stime si vede quanta energia possiamo produrre. E da questo dato poi si incomincia a parlare, possiamo incominciare a parlare di altre fonti alternative di energia. Dal Garigliano è tutto. Ci vediamo domani. A Sud TV chiede un'ultima cosa però al governo. Fermatevi. Questo programma è offerto.